Buongiorno e benvenuti o ben ritornati con un nuovo video su casa e dispensa. Come avrete letto dal titolo, oggi vi faccio il room tour aggiornato 2024. Era da forse più di un anno che non facevo il room tour e quindi oggi mi sembra doveroso fare un aggiornamento. Questa è la mia camera da letto, mentre di qui c'è la porta del bagno, ma oggi ci concentriamo sulla camera da letto. Tra 3, 2, 1. E oltre a questo, ovviamente vi faccio anche l'aggiornamento sul mio armadio. Avevo messo un post inerente un po' di tempo fa che stavo registrando appunto e sistemando la zona armadio e oggi vi faccio vedere anche quello. Volevo fare due video separati. Però, già che sono qui che vi faccio il room tour, vi faccio vedere anche come ho sistemato l'armadio, specialmente come fare quattro stagioni, quelle di una volta, perché adesso le quattro stagioni non ci sono più. Comunque, come fare stare quattro stagioni in un armadio. Ma partiamo in ordine. Allora, qui abbiamo la cassetta, anzi, partiamo bene. Questa è la porta d'entrata della camera. Qui abbiamo uno specchio dove ci sono io. Sopra non alzo perché c'è la foto della mia bambina e più sopra ho un cuore stile Shabby. Qui c'è una cassettiera dove tengo tutte le magliette. Vedete, vi faccio vedere alcuni, ma tranne questo perché tengo i documenti, quelli che servono, diciamo, urgenti o comunque in data vicina, quindi li tengo sempre qui a portata di mano. Qua appunto ho varie magliette, sia a manica lunga che a manica corta. In questa cassettiera più grande, intanto vedete che non ho più la TV, l'ho dato a mio figlio per creare la sua postazione da gaming. Comunque, questa è la cassettiera più grande dove tengo tutte le salviette per la doccia e le varie lenzuola. Ok. La biancheria del letto. Poi qua vedete una super novità perché più di un anno fa mi è stata fatta una critica in quanto, se vi ricordate, magari andate a recuperare il vecchio video, avevo due librerie. Allora, scusate, mi è uscito che avevo la memoria piena e quindi ho dovuto cancellare un po' di cose. Comunque, stavo dicendo che più di un anno fa, quando ho fatto l'ultimo room tour, mi è stata fatta una critica da una signora e non so in quali toni l'ha detto, ovviamente scrivendolo uno non può capire, però io l'ho presa come una critica positiva, in quanto, se vi ricordate, avevo le due librerie, quelle bianche un po' più basse dell'IKEA, dove io tenevo tutte le scarpe a vista, e mi è stata fatta la critica che non era bello, che comunque dormivo con la puzza delle scarpe. Apro e chiudo parentesi, io le scarpe, sia i miei che dei miei figli, una volta al mese finiscono in lavatrice, tutte vanno igienizzate, le igienizzo quotidianamente, tutti i mesi le mie scarpe, sia le mie che dei miei figli, finiscono in lavatrice regolarmente. Quindi, se poi aggiungiamo anche l'igiene personale, vi assicuro che non si possono sentire cattivi odori.
Per quanto riguarda me, non sto generalizzando, comunque c'erano queste critiche e quindi un anno dopo io ho ascoltato queste critiche e ta-da! Ho comprato una scarpiera che vi faccio vedere tra poco. Tanto ve lo faccio vedere fuori, così super veloce, poi ve lo faccio vedere bene nel dettaglio. Eccolo qui. Poi questo è il letto, vado indietro così vi faccio vedere bene il letto che è sempre lo stesso, che se vi ricordate l'anno scorso era posizionato di qui, poi l'avevo rimesso di qua ed eravate tutte super contenti e come me preferite questa versione piuttosto che dalla parte della finestra. Comunque, con la sua testata che prende tutta la parete, il letto che è un letto contenitore, ecco un'altra critica che mi hanno fatto, che le scarpe potevo metterle dentro al letto contenitore invece che lasciarle lì in vista. Poi abbiamo questo mobiletto che era su di sopra, shabby. Sapete che io ho questo stile un po' shabby che mi piace tantissimo. Poi questo solito quadro preso all'IKEA milioni di anni fa e continua a piacermi ancora a oggi. Quindi l'ho messo qua, ma anche questo quadro gira sempre per tutta casa. Allora, là c'è un quadro che non vi faccio vedere, mentre quell'altro è un dipinto che ho fatto io. Qui abbiamo le mie tende shabby, eccole qua. Vabbè. Il lampadario classico non è cambiato tantissimo. Qui ci sono degli stivali che in scarpiera non ci stanno, quindi le tengo qui. Eccole qua. E adesso partiamo dal primo. Ecco qua. Allora, prima parte di armadio, mi allontano. Allora, sopra tengo tutte le giacche, i chiodi, i miei pellicciotti, poi le giacchette un po' più eleganti, un po' più casual, poi tutte i coprispalle e le giacchette un po' più leggere, sempre messe di grado di colorazione, mi piace vedere le sfumature e tutto quanto. Qua sotto abbiamo, se vi ricordate, l'ultima volta che vi ho fatto il video, qua tenevo solo i jeans e i pantaloni lunghi. Invece qua adesso ho messo tutte le gonne e gli shorts. Quindi un po' di gonne, appunto un po' di short. Ecco qui, faccio una panoramica super super veloce. Qua sotto tengo le magliettine, quelle un po' più super super leggere, un po' più particolari. Qui tengo i body. Qua vedete proprio le magliettine, quelle super 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 leggerine, proprio per i mesi super caldi. E anche qui abbiamo delle vestaglie che metto sopra i vestiti per andare in giro. Qua sotto tengo pantaloni, questi sono più felpati, quindi adatti per l'inverno. E poi qua c'è un misto, ci sono gli shorts, i jeans, leggings, pantaloni un po' più eleganti, pantaloni un po' più sportivi, pantaloni di tutti i giorni e così via. Messo tutto, tutto, tutto insieme. Vi faccio anche una panoramica da lontano, così potete vedere. Se vi ricordate, l'anno scorso qua non era tanto ordinato, quest'anno mi sono decisa di tenerlo più in ordine come piace a me. Fatemi sapere qua sotto tramite commento cosa ne pensate. Quello lì è un manichino per fare parrucche e gli extension. Poi qua sotto abbiamo due coperte copripiumino, piumini, scusate, del letto dei ragazzi, il materassino da ginnastica, questo per fare i massaggi, delle borse, vabbè, altre cose personali e così via. E qua
sono stata contentissima di aver fatto questo cambio, mi piace veramente molto. Comunque fatemi sapere voi cosa ne pensate. Faccio ancora una panoramica veloce. Anche qua ovviamente messo per, non tanto per colore, ma per lunghezza. Quindi sono partita dal più corto al più lungo, comunque stando nei colori simili. Vedete il bianco col bianco, le gradazioni di rosa, di azzurro, di blu, di nero e così via. Poi nell'altro invece vi faccio sempre una panoramica prima. Ecco qua. Allora, sopra abbiamo tutti i vestiti e le blusa, vestiti sempre più eleganti, estivi, un po' più invernali, autunnali. Qua invece abbiamo le blusa, principalmente estive. Qui sono andata a mettere per il momento, poi il cambio delle scarpe lo farò quando ci sarà l'estate. Qua sono andata a mettere delle ballerine molto molto carine, ma ne ho altre su adesso nel tetto che poi le metterò nella scarpiera. Borse un po' più eleganti queste. Qua dentro tengo orecchini, un po' di bigiotteria, cinture, non mi ricordo più, occhiali da sole, mentre qua sotto tengo tutte le calze per le gonne e gli shorts. Poi ho messo questo tappetino qua che ho preso su Shein, che è lavabile, perché qua non so se metterle qua o nella scarpiera. Andrò a mettere proprio le ballerine oppure le scarpe un po' più eleganti, penso che le metterò qua, ma non sono tantissime, quindi forse ce ne sta ancora uno o due. Qua sotto ci sono i maglioni messi in ordine di gradazione di colore. Qua dietro ho le borse e la pushettina, quelle sempre un po' più eleganti che uso per le occasioni speciali, ovviamente. Queste sono le borse che uso, vabbè, lì intanto vedete i panni che devo sistemare. Le borse che uso magari quando devo andare via per una lunga giornata, queste sono comodissime perché sono grandi ma non troppo e ci sta veramente là qualunque. Qua sotto tengo sia i vestiti del lavoro che le federe del letto. Vediamo se riesco. Vedete? Qua sotto ci sono le federe, qua sopra rigorosamente nero, le cose, le divise del lavoro. Così rimane tutto lì bello in ordine. Qua ci sono un po' di documenti che devo finire di sistemare. Il tappetino da yoga e uno zainetto che uso per il lavoro. Fatemi sapere appunto cosa ne pensate. E poi la novità che è da un po' che ce l'ho, questo appunto armadietto che uso come scarpiera. Adesso ve lo faccio vedere. L'ho preso su Amazon e niente. Mi ci è voluto un po' a montarlo, un'oretta, però poi ne è valsa la pena perché è davvero davvero bello. Il colore è così, che tra le altre cose questo colore riprende i ripiani dell'armadio all'interno. Bianco da questa parte è sempre fatto così. Qua tengo l'aspirapolvere che rimane nascosto, quindi non si vede. Sopra ho messo, scusate, un po' di decorazione, delle pianticelle finte e adesso vi faccio vedere all'interno. Ecco qua. Allora, partiamo
scarpe semplicissime. Questo è un deodorante per tessuti che ogni tanto spruzzo all'interno della scarpiera. Adesso ho tutte le scarpe invernali, come potete vedere, poi verso, penso che dopo Pasqua andrò appunto a fare il cambio con le scarpe estive, ovvero le ballerine, andrò a mettere, scusate, i sandali, le zeppe se non sbaglio, le scarpe da tennis, quelle aperte, insomma le scarpe ovviamente più leggere, più estive. Adesso tengo tutti gli anfibi, gli stivali da pioggia, questi qua che sono da neve, questi che sono un po' più eleganti, comunque sono invernali. Queste devo darle a una mia amica perché a me non piacciono più e mi dispiaceva buttarli perché sono comunque sono ancora ben tenute. Queste sono le scarpe da lavoro. Scusate, queste sono scarpe di casual. Non fateci caso, devo lavarle. Siamo arrivati in quel periodo dove devo prendere le scarpe e fare il ciclo di lavaggio. E queste sono le scarpe del lavoro e un paio di ciabatte di scorta. E niente, fatemi sapere di questa novità che cosa ne pensate. Adesso chiudo, non si chiude così, ma con una mano non riesco. Anzi, ve lo faccio aperto e ve lo faccio vedere da più lontano. Faccio il giro e si presenta così aperto. Molto più fine, molto più raffinato, molto più delicato, maggiore privacy sulle scarpe. La puzza rimane all'interno dell'armadio, così quando dormo non sento la mia puzza dei piedi come mi ha scritto qualcuno un anno fa nei commenti. Rimane tutto bello in ordine. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. E niente, questo è il room tour aggiornato edizione 2024. Io vi saluto, vediamo se riesco da così. Si vede, sì. Ok, io vi saluto. Fatemi sapere qua sotto tramite commento cosa ne pensate della mia stanza da letto aggiornato, soprattutto della novità della scarpiera. È da un po' che ce l'ho e mi sto trovando davvero davvero bene. E niente, per oggi è tutto. Iscrivetevi se siete nuovi. Vi invito a iscrivervi perché il mio desiderio di quest'anno è arrivare a 500 iscritti entro la fine dell'anno. Fatemi sapere qua sotto tramite commento che cosa ne pensate. Lasciate un like così io capisco se questo video vi è piaciuto. E niente, noi ci vediamo la prossima volta sempre qui su Casa e Dispensa. Ciao!